Per un tempo al Milan, poi sono andato fuori loro, come era prevedibile. Dopo il gol la squadra, non so se fisicamente o forse perché ha un po' temuto il ritorno del Milan, ha un po' abbassato il proprio baricentro, ma comunque resta un buon punto in uno stadio importante e volevo chiederti se sei soddisfatto di questa partita. Sì, soddisfatto sicuro, sono soddisfatto perché abbiamo avuto un buon approccio, siamo andati sull'1-0, potevamo raddoppiare perché abbiamo avuto il 2-0 a portata di mano facile, e se avessimo raddoppiato non avremmo avuto, per carità, la certezza di fare risultato, però sarebbe sicuramente cambiata la partita perché gli spazi sarebbero raddoppiati e quindi avremmo potuto sfruttarli. Ripresa invece abbiamo sofferto i primi 20 minuti perché io ho usato il termine con i vostri colleghi, ho usato che abbiamo peccato un po' di personalità sotto questo aspetto, nel senso che al di là del valore del Milan, naturalmente giochiamo a San Siro contro il Milan, cioè, quindi ci può stare, però ogni volta che conquistavamo palla la riconsegnavamo dopo 3 secondi all'avversario, allora quindi la pressione aumentava notevolmente, bastava uscire o tentare di uscire con un fraseggio, e ogni volta che se fossimo riusciti ad uscire avremmo trovato veramente la possibilità di fargli male. Sotto questo aspetto è una partita che ci può, anzi ci deve aiutare a crescere ulteriormente. Poi è chiaro che credo sia un punto meritato, abbiamo fatto calcio quando ci è stata data la possibilità, quindi direi che sono poche le squadre che vengono a San Siro a non speculare o comunque cercare di fare un calcio propositivo. Credo che il nostro problema non è se vinciamo o non vinciamo a San Siro o se vinciamo o non vinciamo quella successiva. Come l'ho detto e lo ripeto per l'ennesima volta, io non ho mai parlato né di salvezza né di Europa, ho sempre parlato di una crescita di una squadra che rappresenta qualcosa di importante per la tifoseria che ha, che rappresenta qualcosa di importante per la storia che ha, rappresenta qualcosa di importante per la città e la società che ha. Quindi il nostro obiettivo è quello di buttare delle fondamenta sempre più solide su cui costruire il futuro di questa squadra. Poi il campo dirà se ci salviamo, se possiamo ambire a qualche cosa. Certo, fa un po' impressione stasera vedere che siamo quinti, cioè quinti, credo che nessuno di voi poteva pensare di essere quinti, quindi un sorriso non ci guasterebbe, avete le facce come se fossimo retrocessi, cercate di sorridere, perché se io vi piglio la telecamera, la giro, vi spaventate dalle facce che vi dice, un po' di sorrisi, perché tutto sommato quinti, magari domani non lo siamo, ma stasera lo siamo, però per una volta un sorriso non guasta. Mister, l'esordio di Kurtic, forse non ce l'aspettavamo, il ragazzo è arrivato e si è quindi inserito in tempo lampo nello schema. Beh sì, avevamo solo sia Bascia e Farner, non avevano speso molto, avevamo bisogno di due centrocampisti, e i nostri due centrocampisti erano Caduri e Kurtic, quindi Kurtic aveva già giocato così, mi sembra che ha avuto anche un buon impatto, è entrato con grande personalità. Del resto se è venuto perché siamo convinti che abbia la possibilità di anche lui di ritagliarsi uno spazio come tutti gli altri. Credo che, vedi, oggi ha giocato Bascia, poi è entrato Kurtic, ha giocato Fanno, poi è entrato El Kadouri, domenica aveva giocato El Kadouri e poi era entrato Brighi. Cioè no, il problema non è chi gioca, il problema è come si gioca. Il problema non è se c'è Tizio o se c'è Caio, il problema è quello che fai, come lo fai, con quale personalità, con quale consapevolezza, con quale capacità. Quindi quelle sono le cose importanti. Poi, siccome che è un gruppo assolutamente straordinario dal punto di vista della disponibilità, della voglia di crescere, della voglia di mettersi in discussione, faccio i complimenti, li faccio assolutamente, ma veramente di cuore, ma non perché hanno pareggiato, perché sono veramente una squadra, perché sono un gruppo che merita veramente di essere gratificato. A proposito di personalità, abbiamo visto Maximovic affrontare il brasiliano come Kakà, a volte anche metterlo a terra. Beh, è un lottatore di sumo, è uno che ha fatto un corso e quindi faceva questo, cioè,
Maximovic ha fatto una buona partita, ma credo che possa fare anche meglio, io conoscendo, quando man mano che continuerà a lavorare acquisirà ancora più condizione fisica e soprattutto la lettura di alcune situazioni, io credo che abbia margini di miglioramento. Sono investimenti importanti che ha fatto la società, che produrranno, credo, frutti sia non solo sportivi ma anche economici in futuro. Grazie. Mister, l'ultima cosa, lei ha i capelli bianchi in quanto panchina, come hai visto il ragazzino Sedo? Era senza capelli, completamente assenza. Vuol dire che li ha già persi? No. Dica però, come l'ha visto come avversario? No, Sedolf è arrivato da 15 giorni, che ha il diritto, come tutti quelli che fanno questo lavoro, di avere il tempo di poterne terminare. Questa è una squadra che gioca a calcio, non butta mai via la palla, forza. È chiaro che rischiano qualcosa, noi oggi potevamo essere più cattivi sotto questo aspetto perché abbiamo avuto delle possibilità che abbiamo sfruttato poco, però noi abbiamo il nostro percorso, loro hanno altri obiettivi, cioè pensare quanti abbiamo, 3 punti, 4 punti più del Milan, cioè essere a pari all'Inter, 4 punti più del Milan, è evidente che o loro hanno fatto malissimo, noi abbiamo fatto benissimo, sono scelte.